Amici, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il 12 settembre e ciò significa che è il mio primo giorno di scuola. Comincerò a quinta superiore del liceo linguistico e questo appunto sarà il vlog del mio primo giorno. Mi raccomando, se non avete visto il video del Che c'è di With Me per il primo giorno di scuola, andatelo a vedere, recuperate. In ogni caso, adesso sono circa le 6:30, io credo di aver dormito pochissimo stanotte, credo di essermi addormentata tipo alle 3 del mattino, nonostante fossi andata a letto alle 10, quindi vabbè. Però in ogni caso mi sono fatta queste patch super cute che sanno un sacco di cocco, io amo il cocco. E adesso, mentre li tengo su, andrò a fare colazione, quindi let's go have breakfast. Colazione del giorno fatta esclusivamente a letto, abbiamo i cereali con fragole, comunque frutti di bosco, super buoni questi cereali. Mi sono cambiata, tra l'altro fatemi sapere se vi piace l'outfit per il mio primo giorno di scuola. In questo momento, come penso che si sia capito, andrò a truccarmi. Sono circa le 7:30, quindi non ho tantissimo tempo in realtà. Il make-up, tra l'altro, penso che sia il mio passaggio preferito di tutto il Che c'è di per andare a scuola. Fatemi sapere invece qual è la vostra parte preferita, magari fare colazione oppure fare la skincare. Comunque io oggi comincio alle 8 e finisco credo a mezzogiorno. Ho visto l'orario e ci hanno messo 4 materie, quindi suppongo che siano 4 ore, quindi dalle 8 fino a mezzogiorno, e questo sarà sia per oggi che è giovedì sia per domani venerdì. Invece settimana prossima faremo fino all'una, dalle 8 fino all'una, solitamente facciamo dalle 8 fino alle 2. Come vi ho detto, so l'orario ma non mi ricordo le materie, ce le ho scritte sul telefono, quindi poi quando sarò a scuola vi dirò man mano cosa staremo facendo. Make up molto leggero come al mio solito, giusto per essere un pochino più presentabile. In ogni caso, come mi sento in questo momento? Letteralmente non sento nulla. Ieri avevo un po' di ansia, invece oggi zero, non sento letteralmente nulla, sono tranquillissima. Anzi, l'unica cosa è che voglio un attimino aggiornarmi sul gossip, su tutte le cose che sono successe alle mie compagne durante l'estate. Quindi secondo me i primi giorni di scuola saranno tipo sessioni di gossip enormi. Last step, come al solito, è il nostro profumino. Oggi abbondiamo. Adesso come ultima cosa sistemo un attimino la borsa per essere sicura di aver messo dentro tutto. Tra l'altro ho anche dei souvenir per alcune mie compagne di classe dalla Russia, quindi insomma poi vi farò vedere cosa le ho preso direttamente in classe. Ci aggiorniamo quando sono arrivata a scuola. A pensare che da oggi dovrò svegliarmi così presto ogni giorno. Let's go! Prima ora stiamo facendo tedesco, un ripasso di tutto. Mancano 10 minuti alla fine della lezione. Comunque in questo momento sono seduta da sola, in prima fila, perché è un compagno assente, però sono seduta vicino al compagno di classe della serie che avevo fatto tipo 2 anni fa, quello biondo. Appena tornerà a scuola ve lo farò vedere. La cosa positiva di avere il compagno di banco assente, cioè il posto per la mia borsa, adoro. Allora, no, allora, momento souvenir. Questo è per te. Oh, questo è per te. Questo è per te, Chiara. Ma cosa c'è scritto? Questo è Peter. Peter, bellissimo. Sono con i gatti. Rivi chi sei? Amo, per forza, l'ho visto, ho pensato a te. Bravo.
Bellissimo. Queste sono le caramelle che sì. La Gaietta invece mi ha regalato questa penna, cute. Prima ora andata, adesso invece avremo un'ora di inglese, letteratura. E non vedo l'ora perché a me inglese piace, quindi top. Primo intervallo della giornata, primo e ultimo. Stiamo andando al bar. Siamo al secondo piano, non mi piace questa cosa. Perché comunque siamo più vecchi e dobbiamo farci la strada. Hello! Ragazzi, mi sparo! Intervallo, ho preso il panino del bar. Prima impressione di questo ultimo anno. La merda. Nel chill. Noi non abbiamo fatto nulla, abbiamo semplicemente fatto 2 ore in cui raccontavamo cosa abbiamo fatto l'estate. Ah, voi avete fatto questo? Sì. Da noi la cosa è messa a spiegare. No. Te lo giuro. Ho passato tutta la prima ora a realizzare il fatto che siamo in quinta. È vero. Non lo so. Non... Maturità, our last day. No. Our last day of school. Madonna, ragazzi, ho fatto un'ora di inglese, sono già così. Siamo a posto. È quasi finito l'intervallo, è già suonato in realtà, però stiamo aspettando il prof, la prof nuova di filosofia e storia. Stanno giocando a calcio in classe, tutto nella norma. Come vi dicevo, nelle ultime 2 ore letteralmente abbiamo parlato di quello che abbiamo fatto nelle vacanze, prima in inglese e poi semplicemente in italiano, che abbiamo fatto matematica e fisica. E nulla, that's it, giornata molto molto leggera, ci sta. La prof non arriva, siamo a fare pausa bagno, il mitico bagno. Pausa bagno. Glamour. Blonde. Glamour. I brunetti. I fasce. Ma lifestyle. Impressioni su questo first day of school, last first day of school. Sì, abbiamo fatto l'estate, però boh, sembra di essere sempre stati qua. Glamour. Blonde. I brunetti, mi bacio, nel lifestyle, babchi, innamarchi, in gran sabato, tu brasile, hello, come stai, tutto bene? Diciamo, meno male, stiamo a vestire tutto, a notte, tutte queste scarpe. Siamo tipo la stessa, cioè, persona ma automaticamente. Esatto. 3, 2, 1, ultimo primo giorno di scuola finito! Che dire amici, sono tornata a casa da questo mio ultimo primo giorno di scuola, mi fa stranissimo essere in quinta, secondo me ancora non l'ho realizzato e letteralmente siamo i più grandi della scuola. Cioè io ho sempre guardato quelli di quinta come degli dèi e ora... Io sono la dea e ovviamente non mi sento tale, non so perché, ma tra poco mi sento ancora una primina. Però vabbè, insomma, il primo giorno è andato molto bene, non abbiamo fatto letteralmente nulla, abbiamo solo parlato delle nostre vacanze, poi l'ultima ora ci siamo presentati alla nostra nuova prof di filosofia. Per concludere un attimino, io vi auguro un bellissimo anno scolastico, fatemi sapere com'è andato il vostro primo giorno qua nei commenti, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Sicuramente vi porterò tanti altri video scolastici, consigliatemi sempre nei commenti quali contenuti vorreste vedere qua sul canale. E nulla, io sono molto excited in realtà di cominciare questo anno perché secondo me mi piaceranno molto gli argomenti di quest'anno, soprattutto in storia e letteratura. Poi ovviamente un'altra cosa che abbiamo fatto è stato parlare della maturità, però vabbè, questo mi sembra anche ovvio. E quindi nulla, baci e abbracci e noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao ciao!